Ciao e benvenuto a questo primo video sul mal di schiena non specifico. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Di solito, per ciò che riguarda il mal di schiena, questa espressione viene utilizzata comunemente per identificare un dolore nella zona del dorso o nel lato cervicale. Il mal di schiena purtroppo è un fenomeno molto comune. Pare che ne soffrano 8 persone su 10 almeno una volta nella vita. Nella maggior parte dei casi si tratta di dolori di origine non specifica, quindi sono dolori che non sono provocati da nessun tipo di patologia, nessuna malattia a riguardo. Se questo dovesse essere il tuo caso, immagino che vorrai sapere quali sono i fattori che lo scatenano. Bene, io posso dirti che per la maggior parte dei casi si tratta di problemi di sedentarietà, stai spesso seduto davanti al computer o fai poca attività fisica, mancanza di tono muscolare, una cattiva alimentazione, postura scorretta, stress e variazioni climatiche. Ma andiamo a vedere come è fatta la tua colonna vertebrale. Ho preparato per te un piccolo video che ti possa mostrare di che cosa si tratta. La nostra spina dorsale è costituita da molte ossa che si chiamano vertebre. È la struttura che ci permette di camminare e di stare in piedi e soprattutto di comunicare con tutto il nostro corpo. Tra le vertebre esiste un piccolo disco di cartilagine che è chiamato disco intervertebrale. I dischi hanno una costituzione fibrosa al loro interno e verso il centro si ammorbidiscono prendendo la consistenza di un gel. La funzione dei dischi intervertebrali è proprio quella di evitare l'attrito tra le vertebre e fungere da ammortizzatori per donare alla nostra colonna vertebrale maggiore flessibilità. La colonna vertebrale è costituita da varie zone, tra cui quella cervicale, quella toracica, 12 vertebre, quella lombare, 5 vertebre e la zona del sacro coccige. Per ogni vertebra del corpo, dal midollo spinale, partono una serie di vie nervose per tutto quanto il tuo apparato. Queste vie portano nel corpo il messaggio del sistema nervoso. A livello energetico, la tua schiena è il punto di connessione con tutte le parti del corpo, con tutte le funzioni, quindi porta il dolore, il piacere e le sensazioni direttamente al cervello. Meglio tenerla in forma, che dici? Bene, tutto per oggi. Nel prossimo video tratteremo insieme il tema del mal di schiena non specifico. Andremo a vedere come arriva il mal di schiena, che cosa facciamo di solito e quali sono le tre soluzioni per alleviarlo immediatamente. Per oggi è tutto, grazie, a presto.